Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sto andando a pasturare le carpe perché questo weekend vogliamo provare a fare una sessione di pesca alla carpa nello spot dove avevo già preso una carpa in passato. Infatti era dove in quel video mi aveva inseguito il siluro. Se non l'avete visto ve lo lascio nelle schede. E adesso, a differenza di quel periodo lì, è primavera, in quel periodo era autunno, quindi l'approccio sarà diverso, proveremo col mais. Ecco ragazzi, queste sono le carpe che proveremo ad insidiare. C'è sotto qui, non si è accorta di me, tranquillissima. Come vedete ho portato solo del mais, ho questo cucchiaione che utilizzerò per lanciarlo e niente, le pasturerò così. Ragazzi, volevo farvi vedere lì sotto, c'è un siluro, quella è la tana del siluro, non so se si vedrà, un po' si vede, è immobile lì sotto, vedete i barbigli, sotto una roccia aspetta che diventi notte per poi uscire a cacciare. Volete la prova che il siluro non mangia tutto come dicono? Vedete davanti alla tana, ci sono tutti i pesciolini, il siluro è appena lì dietro. I pesci gli stanno andando quasi dentro la tana e lui non gliene frega niente, è lì tranquillo. Allora non si mangia davvero tutto. Bene, ho pasturato, adesso non resta altro che aspettare domani. Verrò con Gianluca, professionista, proveremo la classica sessione da carp fishing, quindi metteremo due o tre canne a fondo col mais, come vi ho detto, e vediamo, ci vediamo domani. The next day. La macchina è carica. Adesso aspettiamo il professionista, se si dà una mossa ad arrivare. Arrivato, professionista del settore. E riuscire a piantare gli altri picchetti non sarebbe male. Abbiamo messo i picchetti, stiamo preparando. Il professionista sta facendo inneschi, sta facendo cose che io non capisco, sono di troppo alto livello. I cagnotti sull'amo. Qua ho il mais e infatti ho già preparato il mio innesco. Sarà il classico innesco mais. Piombo da 100 grammi. Adesso inizio a lanciare. Allora, adesso useremo i sacchettini in PVA per pasturare dove andiamo a calare. E qua abbiamo fatto un preparato per i sacchettini con mais, pellet di due diametri diversi e una pastura dolce. Adesso riempiamo il sacchetto. Adesso diamo la barlicà. Spiega cos'è la barlicà al pubblico che non ti capisce. Una leccata. A posto, il sacchettino è pronto. Ho appena messo il sacchettino di pastura, PVA. Adesso andiamo a lanciarla. Questa la lancerò più a sinistra, così dritto a destra lascio pescare il regista, nonché il professionista. Oggi fa tutto. Ecco come cadere in acqua. Speriamo di no. Ma da qua riesco già a lanciarla questa. Stai a sinistra, sì.
Allora, questa lo cerco di lanciare. Non ce la faccio. Ma che cazzo è successo? È rotto. Al foro del 33? Pescione. Raga, c'è appena stata una partenza, ma sulla ferrata il filo si è rotto, non si sa come. È un fluorocarbon del 33. Sì. Adesso Gianluca sta testando la tenuta perché non è convinto. Non capisce come sia successo. Vediamo, speriamo di non rompere di nuovo. Attività ce n'è. Posso andare, vero? Sì. Dopo la disfatta si rilancia. Speriamo che questa volta il filo tenga. Com'era? Buona, buonissimo. È giusto dovere uguale dove ho messo prima. A few moments later. Carpa? Sì, non sembra neanche piccola. Visto che è uscita? Ci avevano dato prima. Ho il mio filo adesso. A parte che si attendi filo, sì, basta stare alto. Senti, io volevo dormire tranquillo. Tu metti quel mio. È una cita. Anche burdello. Questa ragazzi è stata la prima carpotta. In realtà è la seconda che ho mangiato, la prima che abbiamo guadinato. Adesso la tiriamo fuori e vediamo meglio. Primo carpottino. Non male. Ci sono le grosse, ma anche le piccoline, questa è super in forma. Stiamo scappando perché è arrivato il dragano, quindi per oggi la pescata finisce qua. Tornerò in settimana sicuramente a provare. Vediamo se si arriva il dragano. One week later. Ragazzi, sono passati alcuni giorni, sono tornato nello spot dell'altra volta e oggi sono da solo. Proverò a pescare come l'altra volta, quindi con stessa pastura, calerò due canne e vediamo. Ragazzi, ho calato, non vi ho fatto vedere tutta la procedura perché intanto è come l'altra volta, ve l'ho già fatto vedere quando sono venuto con Gianluca qualche giorno fa. L'unica differenza è che una canna è la mia canna da car fishing che ho comprato da poco con l'Ultegra e l'altra è quella della Caperland, marcissima, da 15 euro. Ovviamente gli ho cambiato il mulinello e come sapete non vado a pescare molto la carpa, quindi per ora mi sono fatto una canna sola, l'altra aspetta. Comunque anche questa canna va benissimo.
Ora, mentre aspetto la mangiata, volevo far vedere una cosa. Se riesco, ve la faccio vedere. Registra video. GoPro, registra video. Rotto. Come c***o è possibile? Come c***o è possibile? Ragazzi, è incredibile. Ho appena ricalato perché, come avete visto, ha rotto il terminale proprio dove c'è legato l'amo. Però ho guardato il filo, era tutto segnato, sembrava tipo dentato, quindi può darsi che abbia mangiato un siluro. Non lo so. Anche sabato con Gianluca ha rotto, non si sa come, però quella rottura lì era sotto all'asola, quindi sotto la girella, invece questa volta era il nodo dell'amo, per cui non lo so, veramente. Adesso due partenze le ho avute, speriamo di prendere un pesce. A few moments later. GoPro registra video. GoPro registra video. Raga, allucinante, ho avuto altre due partenze, altre due mangiate, la GoPro una volta era scarica, l'altra volta non ho fatto in tempo a registrare perché è partito a razzo e alla fine una era un carpone, mi si è infilato sotto le pietre, ha rotto, non sono riuscito a tenerlo ovviamente se la carpa è grossa, e l'altro era un siluro che penso che sia appunto il motivo per cui mi ha rotto prima il filo. E l'ho visto sgallare lì in mezzo, una coda allucinante, era gigantesco, non lo so, è il colmo, era un siluro più grosso di quelli che prendo Breakline. E adesso boh, penso che rimarrò qui ancora un'oretta, speriamo a sto punto di prendere l'ultimo pesce di consolazione prima di andare via. È veramente allucinante, non mi era mai successa una pescata del genere, tutti i pesci slamati e rotti, pazzesco. Alla fine un altro pescione ha mangiato. Questa volta è partito come un treno, come vedete mi ha aperto completamente l'amo, avevo uno 0,40 su questa canna quindi ho potuto forzarlo un po' di più, ma il risultato è stato che appunto l'amo si è aperto e il pesce è slamato.